Italia il crowdfunding sta vivendo un periodo complicato. La motivazione è da cercarsi nella nuova regulation europea, entrata in vigore il 10 novembre del 2021. Per capire i numeri del settore e che cosa sta cambiando, noi di Pop Economy abbiamo parlato con Roberto Ghilardini, founder di Investimento Digitale. Ad oggi abbiamo i numeri ufficiali, che sono quelli riferiti all'anno 2020 e che abbiamo letto sul report del Politecnico. Parlano di 175 milioni di euro di raccolta solo nel ramo di lending, crowdfunding, quindi i finanziamenti. Stiamo attendendo i dati definitivi per l'esercizio 2021, che saranno rilasciati a breve dal Politecnico di Milano, ma si parla di un aumento esponenziale sul 2021 sul 2020 e quindi ci attendiamo dei numeri perlomeno a doppia o tripla cifra. Del 2021 l'ESMA ha rilasciato una normativa, viene chiamato Regolamento Unico Europeo in materia di crowdfunding, a cui tutte le piattaforme di crowdfunding, sia di equity che di lending, si dovranno adeguare entro il 10 di novembre 2022. Che cosa devono fare dunque i paesi europei per recepire questa normativa? E a che punto è l'Italia? Per potersi adeguare, ogni nazione deve identificare un'authority, appunto nazionale, la quale poi riceverà dalle piattaforme i dossier di autorizzazioni e deciderà le piattaforme che potranno continuare ad operare, quindi saranno autorizzate, piuttosto che le piattaforme che non sono in regola, non sono a norma e non potranno più operare. Il problema che stiamo avendo in questo momento in Italia è il fatto che l'authority non è ancora stata nominata, quindi paradossalmente per un settore che sta crescendo e garantendo un ecosistema florido non siamo ancora stati in grado di nominare l'authority e siamo già oltre il gravoso ritardo. Non sappiamo ancora quando questa authority verrà nominata, ma sappiamo perfettamente che occorre un iter temporale di un certo tipo, perché ci sono più o meno un centinaio di piattaforme che dovranno essere autorizzate. La fatidica data del 10 novembre 2022 non è poi così lontana, ma le piattaforme non sanno che cosa succederà dal giorno successivo. Il 10 di novembre sappiamo che se non si sarà raggiunto tutti i termini per poter autorizzare le piattaforme, ci sarà uno stop, uno stallo del settore. L'unica cosa certa che sappiamo è che nessuna piattaforma, se non si raggiungerà la regolarizzazione, quindi l'adeguamento al regolamento unico europeo, sarà più autorizzata ad operare. Noi abbiamo fatto diverse indagini, diversi interpelli, chiedendo che implicazioni avrà il non essere più autorizzati ad operare. Non abbiamo ricevuto risposte precise, non sappiamo ancora quale può essere lo scenario, se non quello di dire ok, non si potrà più esercitare questa attività. Assisteremo alla morte del crowdfunding in Italia? Tre gli scenari possibili. Le cose che a noi sembrano più plausibili sono riuscire in pochissimo tempo a nominare l'authority, a presentare il dossier e ottenere l'autorizzazione entro dicembre. Un altro scenario potrebbe essere quello di riuscire ad ottenere una deroga da parte dell'entità europea, in cui presentando il dossier prima della scadenza, anche se non autorizzati, si riesca ad ottenere una piccola deroga, cosa che non è scontata perché ci sono già stati dei pareri negativi in merito. L'altro scenario potrebbe essere quello di incorrere in uno stop temporaneo in attesa di riuscire ad ottenere l'autorizzazione. Questo ultimo scenario potrebbe causare la morte di alcune piattaforme, sicuramente quelle meno capitalizzate, quelle un po' più piccole, un po' più destrutturate, e una fuga all'estero invece da parte delle piattaforme più strutturate. L'Italia è ancora molto indietro, ma non sono molti i paesi europei che si sono già adeguati alla normativa. Ci sono stati che più o meno sono messi come noi, ma perlomeno hanno nominato l'authority. Ci sono alcuni stati che hanno già fatto le prime autorizzazioni, essenzialmente sono alcuni paesi dell'est, la Spagna, dei nostri confinanti, la Francia è sicuramente quella che è più avanti di tutti. Diciamo che la situazione italiana è sicuramente una delle pecore nere all'interno della comunità europea, forse una delle più gravi, ecco.
E l'invito nei confronti delle piattaforme di crowdfunding è uno solo. L'invito che noi facciamo è quello di cercare di fare un coro unico. E le piattaforme dovrebbero far sentire tutte quante la propria voce, perché solo facendo un'azione di massa riusciamo a sensibilizzare e riusciamo ad ottenere probabilmente la nomina della nostra authority in tempi ragionevoli, che ci dia la possibilità entro il 10 di novembre di essere tutti quanti autorizzati.